agli anni 90, ci sono tanti film a cui hai partecipato nel decennio successivo, che erano, dove tu eri un personaggio un po' romantico, il tipo che non riusciva a conquistare la ragazza e cose del genere. Era un po' una fase del cinema americano in cui tanti facevano film di questo genere. E com'è stato questo passaggio a diventare un personaggio di commedie romantiche, cosa che non c'era certamente nei film di prima? Non mi sono mai veramente identificato con come un personaggio romantico. Mi sentivo un po' strano e a volte leggevo le sceneggiature e il protagonista in una commedia romantica è la parte meno interessante, molto meglio essere quello stupido, quello comico o quello sincero. E quando facevo i provini per quelle cose non ero ancora così importante, quindi la figura del secondo attore era quello che era disponibile per me, il deuteragonista, perché il protagonista era già stato scelto. E a un certo punto mi sono reso conto che ero molto contento di fare la seconda figura di attore. Grazie per essere venuto a Locarno. Dunque, Mel Brooks ha parlato più volte della possibilità di fare Balle spaziali del numero 2, e lei ne ha mai sentito parlare, ha mai visto un copione, una possibilità reale? Può darsi che lui abbia detto una battuta ha detto un sottotitolo per Spaceball 2, cioè per Balle spaziali numero 2, la ricerca di più soldi. E dunque questa, direi, è una cosa che gli chiedono molto spesso. E io so che buona parte del suo interesse per fare ancora Balle spaziali e lavorare con Rick Moranis e con John Candy è cosa che non è più possibile. La mia domanda riguarda Independence Day, uno dei più importanti film di alieni. La mia domanda quindi è: ma lei crede negli alieni? È una buona domanda come domanda conclusiva. Il momento in cui mi sono avvicinato di più agli alieni è stato nei miei sogni, e io penso che ci sia più realtà in quei sogni che non nei film, e quindi dovrei dire che credo negli alieni, ma non li ho mai visti nella vita cosciente. Direi che è proprio raro avere un artista che ha lavorato in un campo di attività così vario e diverso come te, quindi è stata una grande fortuna per tutti. Grazie.